imporre la propria leadership, come è successo dopo Pearl Harbor. Quindi possiamo dire che in realtà tutto quello che sta accadendo e diciamo dovrebbe è quasi reso pubblico, solo che nessuno si informa. Assolutamente, assolutamente. Ma infatti ti dico, io avevo finito il cartello finanziario, dove l'unica cosa che mi mancava, l'unico tassello mancante era quale sarebbe stato questo evento catastrofico e catalizzante. Ma nel cartello finanziario io avvertivo i lettori, dicevo guardate che in base a quello che scrivono ci sarà un evento talmente forte con il quale proveranno a disarcionare Trump, fermare la Cina e punire i paesi europei disobbedienti. Avverranno queste tre cose. Ovviamente io non sapevo in che modo sarebbero avvenute, quale sarebbe stato questo evento catastrofico e catalizzante, però era ovvio, perché loro lo mettevano ufficialmente nero su bianco, che ci sarebbe stato. Questo è il motivo per cui io sono riuscito in 2 mesi a confezionare il libro, perché tutto lo scheletro del libro era già stato fatto. A me mancava soltanto capire qual era questo evento. Quando io stavo per lanciare il libro, il cartello finanziario, ed è scoppiata la pandemia, io mi sono chiesto, può essere la pandemia questo evento catastrofico e catalizzante che loro auspicavano? E la risposta è stata affermativa, perché infatti nel documento che io riportavo nel libro, loro a un certo punto scrivono: forme avanzate di guerra biologica che dia la possibilità di avere come target specifici genotipi potrebbe trasformare la guerra biologica dal regno del terrore ad uno strumento politicamente utile. Quindi loro questa evenienza la mettono, la prendono in considerazione e la scrivono nel loro documento. Cioè dicono, la guerra biologica potrebbe essere usata come uno strumento politicamente utile. Pensa che l'opinione pubblica americana si indignò talmente tanto per il fatto che dei membri ufficiali dell'amministrazione americana scrivessero cose del genere, che lo hanno dovuto ritirare anche dal sito. Cioè io ho dovuto recuperare questo materiale dagli archivi. Che poi perché diciamo che questo è tutto materiale che tu hai cercato, quindi sono tutti documenti ufficiali. Tutti i documenti ufficiali, io qui. Quindi, ma questi qui, Francesco, sono così sfacciati addirittura da scrivere tutto ciò, da rendere assolutamente tutto ciò. Guarda, tu lo vedi nella nota nel libro, io dove ho recuperato il documento? archive.org, cioè quindi gli archivi americani.org, details/rebuilding American Defense, cioè loro l'hanno tolto dal sito ufficiale. Quindi è un documento perché questo qua viene trovato attualmente soltanto negli archivi. Perché quando uscì l'opinione pubblica americana ovviamente si indignò, disse com'è possibile che i vertici politici e militari non solo si augurano una nuova Pearl Harbor per rilanciare la leadership americana, ma addirittura dicono che potrebbero usare armi biologiche come strumento politico. Che vuol dire arma biologica e strumento politico? Cioè sono due parole che insieme non potrebbero mai andare insieme. Allora io, una volta aver capito che certi ambienti americani potentissimi erano pronti ad un evento catastrofico per rilanciare la leadership americana, per provare a disarcionare Trump, per provare a fermare la Cina, e che veniva presa in considerazione l'arma biologica, ovviamente quando è scoppiata la pandemia ho fatto 2 più 2 e mi sono reso conto che probabilmente la cosa poteva essere partita da questi ambienti. E ricercando ho trovato un altro documento americano che invece metto alla fine del libro, che è agghiacciante. Questo è davvero agghiacciante, cioè bisognerebbe fare un programma televisivo, una puntata di Porta a Porta solo su questo documento. Perché però questo praticamente queste puntate non vengono mai fatte. No, ma assolutamente, non solo, ma tu hai visto come hanno tolto il mio libro da Amazon, che siamo in causa, sì, lo visto, con l'avvocato Pisani abbiamo fatto una causa all'AGCOM, all'antitrust, ad Amazon, perché veramente è assurdo. Sistematico, qualsiasi cosa scrive Sistemato. Guarda questo documento a pagina 254 nella conclusione. È un documento super ufficiale, si chiama Mapping the Global Future, quindi mappare il futuro del mondo. Questo è un documento che è stato redatto nel 2004 dal National Intelligence Council. Ora, cos'è il National Intelligence Council? Sarebbe il think tank di tutte le agenzie di intelligence americane, quindi tutti i maggiori esperti di intelligence americana si riuniscono e fanno questi report in cui provano ad ipotizzare gli scenari futuri. In questo caso, guarda la coincidenza, pur essendo il 2004, loro fanno una proiezione al 2020. E che cosa scrivono nel 2020? Guarda, io ti porto proprio le pagine sottolineate e qui c'è il link
del National Intelligence Council.gov, quindi un sito governativo, quindi questo è ufficiale, non lo trovi neanche negli archivi, ma nel sito ufficiale, loro dicono, facendo una proiezione al 2020 ci rendiamo conto che la globalizzazione verrà guidata dalla Cina contro gli interessi degli Stati Uniti. Quindi loro nel 2004, immaginando il 2020, dicono se andiamo avanti così, la globalizzazione verrà guidata dalla Cina. Allora si chiedono, cosa potrebbe far deragliare questo processo? Infatti il titolo dell'articolo all'interno di questo report si chiama proprio così, What could derail globalization? Cosa potrebbe far deragliare questa globalizzazione guidata dalla Cina? E rispondono, una pandemia scoppiata in Cina o in India. Cioè loro, questo è quello che scrivono. Guarda, il processo di globalizzazione, leggo testuali parole, per quanto potente potrebbe essere sostanzialmente rallentato o addirittura bloccato. Ma come? Dicono, in assenza di un grande conflitto globale che riteniamo improbabile, un altro sviluppo su larga scala che crediamo possa fermare la globalizzazione sarebbe una pandemia scoppiata in Cina o India. Scusate, del 2004, con proiezione al 2020. Quindi loro dicono, se nel 2020 la globalizzazione guidata dalla Cina e la vogliamo fermare, non può servire una guerra, ma serve una pandemia. Perdonami la domanda. Sì. In Italia, di questa documentazione, la politica italiana non se ne interessa, ma io questa documentazione non l'ho mai letta o non se ne interessa. Allora, io questa documentazione l'ho riportata in un libro con tutti i riferimenti per vederla dai siti ufficiali. Ne abbiamo parlato in diversi video che hanno avuto anche centinaia di migliaia di visualizzazioni. Qualche politico che prende in mano questa cosa non c'è stato, ma come non c'è stato nessun politico che abbia preso in mano la matrix europea. Ritornando all'Italia, sì. Conte eravamo a credo a novembre, quando lui già sapeva di una probabile pandemia, no? Ma io mi chiedo, come Conte faceva a sapere a novembre tutto ciò, quando tu quei documenti che era tutto scritto sin dal 2004? Certo, ma infatti, anni, assolutamente, ma infatti proseguendo su questo documento di cui stiamo parlando, loro non solo dicono che potrebbe fermare la globalizzazione una pandemia scoppiata in Cina, ma fanno un capoverso qui, un capitolo dedicato alla biotecnologia e la definiscono panacea e arma e sottoscrivono nel 2020 questa guerra non sarà una guerra convenzionale perché sarà una guerra condotta con armi biologiche. Quindi i più grandi esperti di intelligence americana ci dicono che nel 2020 la globalizzazione sarà guidata dalla Cina contro gli interessi americani. Non sarà una guerra a fermarla, ma sarà una pandemia. E poi in un altro capitolo ti parlano della guerra biologica. Ovviamente loro non mettono in relazione le due cose, quindi non ti stanno dicendo a fermare la globalizzazione sarà una pandemia e questa pandemia sarà creata da un agente biologico, quindi da una guerra biologica. Le due cose loro te le propongono come se fossero divise, cioè ti dicono la pandemia fermerà la globalizzazione e le guerre saranno biologiche. Basta unire i due puntini, con la guerra biologica possono creare la pandemia, fermare la globalizzazione e disarcionare Trump, che è quello che loro stanno provando a fare. Ora, la difficoltà di questa tesi, che qualcuno legge la nuova guerra fredda tra USA e Cina e ti domanda, ma allora chi la sta usando questo Covid-19 come arma biologica? Chi l'ha usata? L'USA o la Cina? E questo è l'errore che facciamo un poco tutti, pensare di parlare sempre per USA, Cina, destra, sinistra, quando esistono delle organizzazioni che sono di matrice americana, però che non fanno gli interessi degli Stati Uniti, perché oggi ci sono, il famoso deep state americano si oppone prima di tutto alla leadership di Trump, cioè si è reso conto che Trump sta arrestando quel processo di nuovo ordine mondiale che loro provano a portare avanti, assolutamente, ed è un processo che portano avanti i deep state dei diversi paesi che sono in collegamento tra di loro. Quindi esistono queste realtà che sono sovranazionali, pur essendo magari di origine americana, che loro hanno interesse adesso a fermare Trump, a fargli crollare l'economia tra le mani, a mettere a soqquadro il paese, la famosa nuova Pearl Harbor, quindi l'evento catalizzante distruttivo prima di tutto per l'America, che però gli dà la possibilità di riprendere la leadership. Questo è per loro in questo momento la pandemia. La posizione italiana in tutto ciò, Francesco? Allora, la posizione italiana è stata sempre molto ambigua, perché da una parte abbiamo i tweet di Trump in favore di Conte e Conte che